L'Abruzzo sempre più proiettato nel mercato internazionale. Ad un giorno dalla conferenza indetta con l'Agenzia delle Dogane per la semplificazione del traffico marittimo estero, arriva un incontro organizzato dalla provincia di Pescara con la Camera di Commercio Italo-Russa. Obiettivo: semplificare le pratiche burocratiche per far operare le imprese abruzzesi nel mercato russo. Noi vogliamo essere un ente che facilita la possibilità di incontro tra due popoli, il popolo italiano e il popolo russo. Noi riteniamo che ci sono tanti punti di congiunzione tra queste due realtà, possono nascere, anzi devono essere intensificati già gli scambi commerciali e turistici che insistono tra queste due realtà. Noi abbiamo da vendere un territorio che è dato dal mare, dato dalle colline, dalle montagne e dalla possibilità di trasferirsi da un luogo all'altro in breve tempo, dalla possibilità di avere un comparto enogastronomico di eccellenza, dalla possibilità di essere anche situati logisticamente in un posto molto, molto favorevole, perché lo spostamento Pescara-Roma, lo spostamento anche all'altra parte del Tirreno e con l'altra parte dell'Adriatico è molto agevole, e quindi noi abbiamo tante caratteristiche che devono essere esaltate e devono essere messe in rete. Un nutrito gruppo di servizi offerti agli imprenditori nostrani per sbrigare tutte le carte necessarie ed indispensabili per attivare gli scambi commerciali da e per la Russia. Un modo per garantire agli imprenditori la rapidità e l'esattezza di ogni documento da produrre in lingua madre, il cirillico. Cerchiamo di proporre le stesse condizioni che fa Camera Commercio Italo-Russa a Milano, che lavora già 50 anni e loro ce l'hanno tanta esperienza, e per quello noi vogliamo qui a Pescara per i nostri imprenditori portare gli stessi servizi, una grande struttura dove possono venire imprenditori e avere consulenza per le strutture russe. Poi se uno imprenditore vuole andare alla Russia a presentare il suo prodotto oppure partecipare alla fiera, bisogna avere tutto tradotto russo, preparare brochure, informazioni sul lingua russo, e loro cominciano di aiutare, di mettere una pagina sul sito russo, e preparare materiale, ricerca del partner, dopo visura camerale, dogana disdogana, e tutti i servizi che tocca camera, però con consulenza dei persone che lo sanno, conoscono russo, leggi russi e aiutano a lavorare con imprenditori.